Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Win Streak, per la precisione il terzo di questa nostra striscia, che affrontiamo con il team di Wolf Glick, con Mega Steelix. Non vi preoccupate, adesso si chiama Team 6, nei video precedenti c'era scritto Steelix, ho semplicemente fatto un pochino di pulizia nel Battle Box. Il team, ok, prevede appunto una strategia attorno a Mega Steelix, ma non solo. Abbiamo anche un Gyarados Dragon Dancer, un Tyranitar, un Coco pronti a menare con Amongus e Cresselia, che fungono un po' da perni difensivi del team. È un team molto divertente, ma non solo divertente, perché insomma Wolf Glick ci ha sempre abituato a team abbastanza fantasiosi, ma lui è uno che vuole arrivare al risultato, quindi sono solitamente team ok fantasiosi, ma che lui utilizza no perché vuole fare bella figura coi fotografi, come si suol dire in gergo, ma perché vuole arrivare al risultato. E questo team, anche come sta testimoniando la nostra striscia, è attualmente in positivo. Certamente nell'ultimo video abbiamo maturato due sconfitte, un po' così e così, però comunque è un team che mi convince. Anche quando si perde, non si ha l'impressione di non avere nessuna risposta a tale matchup che ci abbia appena sconfitto. Quindi è un team sicuramente molto interessante. In descrizione trovate i link delle due parti, della prima parte, della seconda parte, per quanto concerne questa win streak con questo team. Quindi, se non l'avete ancora visto per un motivo o per un altro, perché voglio credere che guardate tutti assolutamente i video di questo canale, potete andare subitissimamente a recuperarli. Poi, vabbè, in descrizione trovate anche tanti altri link, fra i quali un link molto importante di questi tempi, che è quello della pagina Facebook, alla quale io vi invito di mettere mi piace assolutamente, perché in questi giorni sto un po' cambicchiando per tutta una serie di vicissitudini personali il giorno della live o magari la programmazione del canale, e quindi è utile avere il like per poter leggere quando dico ehi, oggi non esce il video, oppure ehi, oggi ne esce due. Quindi metteteci un bel like. Poi vabbè, c'è anche il link di Tipeee, eccetera, eccetera. Tipeee non è TT, quello delle magliette, è un'altra cosa. Cliccateci, leggete cos'è e poi non mi voglio stare a dilungare e ad annoiarvi oltre. Detto questo, io voglio subito andare in Battle Spot e giocarmela. Italia, Morco, meglio Morco che morto. 1591. Allora, vabbè, un team un po' singolare perché solitamente il Lando Zapdos Metagross più il Tapu. Tapu perché non sono molto alti. Tapu c'è, però tutte e due più Aegislash. Allora, Steelix qua fa un bel lavoro contro Metagross. Zapdos, Lele, fa un gran male a Fini, soffre con Aegislash. Allora, il buon Lele Specs, ricordiamocela questa cosa. Io partirei Cresselia, Landorus, perdonatemi, Gyarados, Mega Steelix lo porto, e poi quasi quasi mi porto Amongus. Insomma, morale della favola, ragazzi, voglio mettere Distorto Zone. Non so se lo si era già capito dalla scelta dei Pokémon. Parto con Gyarados perché se lui mi parte con Lando, intanto lo porto a meno 1. Secondariamente voglio far magari capire che potrei danzare, e invece poi magari butto anche subito Zapdos, vediamo se a Zapdos butto subito Steelix. Lui parte così. Zen Headbutt potenziata, forse mi tira giù Gyarados.
Ma forse no. Io mi aspetto un taunt qua a sinistra. Allora, io ci provo. Vado di distorto zona. Più si prova a fare un bel picchio Z volante su quell'ele. Perché questa mossa? Allora, se il lele fa taunt, io non lo so, mi sento che il solo Zenerbat potrebbe non tirarmi giù Garrosh. Certo, mi lascia, eccolo qua che arriva. Mi lascia forse nel rosso, non lo so, bisogna che impari i danni. Vedi? Vedi? Quindi se non tentenno lui ha perso l'ele. E la cosa può essere... Ok, non abbiamo tentennato. La cosa può essere interessante. Avrei potuto anche fare Z. È vero. Però Z, Dragon Dance. Perdonatemi se sono un po' dislessico. Già bello e visto che oggi per me sarà un video di dislessia totale. Ma è tarduccio. Ho fatto questo perché comunque togliere un Pokémon all'avversario intanto parte sempre buono perché bisogna uccidergliene 4. Ma questo matchup ancora di più. Uno perché scopriamo chi ha oltre all'Andros che ha. Che l'Andros ce l'ha. Comunque vedete, esperienza di anni e anni di gioco, anche se non l'ho fatto io, il team sapevo che il Gyarados avrebbe retto a pochi PS perché ok, c'hai proprio Lando. Allora, noi buttiamo Amongus nella slot di Cresselia, perché non penso mi ci faccia Zenerbat. Io penso che farà frana più Aeroned. E poi proviamo a fare una cascata che non arriverà mai perché il Lando avversario sarà molto probabilmente Scarf. E molto probabilmente adesso andrà di frano di U-turn, vediamo. Io penso che faccia frana più Aeroned su Cresselia, pure U-turn più Aeroned tutto su Cresselia. Vediamo un po'. Ma ecco, se mi fa U-turn e Aeroned su Cresselia, Gyarados attacca, quindi giochiamo un po' alla giapponese e non proteggiamo mai, va bene. Guardiamo i butti, perché se butti fini... Ai Aegislash, non hai fini, quindi io adesso potrei sporarti tutto. Metal testata, bene, bene, questo è un gran favore, Se io butto Cresselia e faccio Rage Powder con una Mongoose, lui mi fa cozzata a 0, mi tira giù Mongoose, poi mi fa la Z su Cress e perdiamo Cress. Buttiamo Steelix. Se aveva fini, aveva più senso per noi. Buttare Cresselia, chiaramente. Si faceva Rage Powder, si lasciava le ortiche a Mongoose, però si piazzava sicuro Trick Room. Invece così io posso provare. Spora. Terremoto, proviamo. Tanto ascoltate, ragazzi. A parte c'ho anche una baccona su Amongus. Faccio tutto questo perché... Bello. Bello un tubo, perché ora Zenerbat mi tira giù Amongus. Siamo punte a capo. Se l'è giocata molto bene il nostro amico.
Poi magari manco alla Z. E potevamo buttare le stelle, fare respawn e metterla, eh. Io devo provarla questa Z, ragazzi. Questa è distorto. È che se io fossi lui andrei. Continuando di dietro anche Lando. Beh, è abbastanza irrecuperabile, eh. Attenzione. Perché dico attenzione? Lui non va di doppio colpo su Cresselia, preferisce intimidire alla Z, quindi le nostre pippe mentali erano giustificate. Se Wolfie ha fatto una spread per far reggere a Cresselia il Ghostium Z e noi quindi poi mettiamo questa benedetta Trick Room, la partita si riapre clamorosamente per noi. Wolfie. Stai spread. Ok, noi secchiamo adesso. Aegis. No, non ci voglio credere. La retta. Ok, finita. Perché comunque se avessimo tirato giù Edgeslash, ora io perché faccio questo bomba? Perché penso faccia White Guard, vediamo. Ma comunque finita. Perché se quell'ando è Scarf per localizzare sul terremoto poi faceva male a Metagross. Ma secondo me fa Super Power più Shadow Ball. No, retromarcia. Anche questa è saggia e giusta. Cosa ho sbagliato? Ho detto precedentemente durante l'introduzione che anche quando si perde con questo team non si ha l'impressione di essere stati sbriciolati senza appello. E anche questa partita appartiene a questa categoria di partite, secondo me. Cosa ho sbagliato? Avrei forse dovuto portare Coco. O buttare il primo turno come volevo fare, cioè testimoniare proprio il video, che ho cliccato sul tastierino, poi non l'ho fatto, di mettere Steelix su Cresselia proprio al primo turno sul taunt. Forse sì. Comunque, giusto per curiosità, io voglio vedere su cosa si locca. Perché ormai è finita, però. Per imparare. Troppo forte, giustamente. Troppo forte più Stomping Tantrum, battipiedi. No, Gelopugno non ce l'ha battipiedi perché ha cozzata Zen. E non rinuncia giustamente a Gelopugno. Ok. Casella rossa. Grande sfida per noi oggi. Ribaltare subito questa situazione di handicap. Però vedete, anche in questo match, non è che lo voglio decantare per forza, questo team, se mi faceva schifo lo dicevo. Anche in questo match non ho avuto onestamente l'impressione di essere stato messo sotto, direi, perso male. Il nostro avversario ha giocato molto bene, eh? Onore a lui. Gran bel match, Morco. Hai fatto un bel white guard e tutto. Hai forse rischiato l'unica cosa che... Così, sto provando a fare mente locale. Quando con Metagross e Aegislash ti conveniva forse fare doppio su Cresselia. Stavi tranquillo, non c'era da guardare roll. E poi niente, poi saresti stato 2 contro 1 contro il solo Steelix e mi avresti impedito sicuramente la distorta zona. Detto ciò, metto la casella rossa e noi però non ci diamo per vinti, andiamo avanti.
Japan 1747, non ho aggiornato la grafica, lo faccio in diretta. E voilà. Allora, questo giapponesone 1747 ha in sinero Orlando Commo Aboma Snozzabdos Cresselia. Che figata. Aboma è il mega. Io ho anche un bel Kriegsmog eventuale. Lui non ha Tapu. Quindi se uno ha Tapu Fini lo rovina, perché Kommo non lo può giocare. Però vabbè, sono scelte sue. Io vedo bello Gyarados ancora una volta, perché a parte Cress e Zapdos contro gli altri, fa bene. Se lui porta Zapdos è un po' un peso morto contro il mio Tyrant. Io ci parto con Tyrant. E poi porto sempre Steelix e Cress, che mi danno molta sicurezza. Lascio a casa Mongoose, nonostante potrebbe essere una buona opzione, per esplorare Lando, Cress, fare Kleesmog su Commo, perché non voglio troppi pesi morti, se no, contro Boma. Io ho 2 Z, eh. E qui però paradossalmente per quanto la Z bella di Tyrant può far comodo, mi devo forse tenere quella di Gyara. Fake Out arriva su Tyrant sicuro, ma forse no. Proviamo un crancino. Grazie Game Freak. Grazie. Ok. Vuole dire che ci arriverà addosso. Illo Kick. Su Tyrant. Ora Incineroar è a meno 1. Forse lo reggiamo, vediamo. Si cala la difesa, vabbè. Buono. Questa è una bella cosa, eh. Questo drop ha fatto sì che la frana adesso su quell'Incineroar è qualcosa di abbastanza irresistibile. Io mi gioco cascata più frana. Così mi gioco anche una percentuale di doppio flinch, che non arriverà mai, chiaramente, su Cresselia. Allora, o mi sono bevuto il cervello io, e può essere perché, come ho detto prima, l'ora è tarda, oppure a me sembrava che avesse attaccato il turno prima la Tyranitar. Ditemelo, mi sono bevuto il cervello? Può essere. Andiamo di Stilix. Ora io non mi ricordo. Onestamente, in quanto non è troppo utilizzato, chi è più veloce
comunque vado cascata. Chi è più veloce sto pensando fra Megabox e Steelix. Tanto questa è una mossa da fare. Palesissimo Abomasno, infatti stavo già riflettendo su Abomasno. Non siamo comunque messi in una posizionaccia. Scusate un po' di silenzio, ma voglio riflettere. Ora, noi con Mega Steelix abbiamo 30 di base stat. Vi dirò, io avrei preferito non venisse giù. Però è venuto giù. Allora. Sa che siamo. Se la memoria non mi tradisce. Siamo in spittai. Giochiamoci sta spittai. Cioè, se siamo tutti e due min speed, e io lo sono, siamo in spittai. Abomasno contro Steelix. Qui è importante vincerla. Buona. Siamo stati fortunati. Audaci nel tentare, ma anche fortunati, va detto. Qui adesso arriva la Z, eh. Questo genio della lampada, sparando la Z, adesso si rende forse più veloce di Gyarados. Non ne posso più di questa Z di combo. Scusate se in questo match sto riflettendo molto, ma vorrei vincerlo. Lui ci aumenta tutto, speed compresa. I turni di Trick Room stanno andando. Ho dovuto proteggere chiaramente Gyarados. E adesso, se noi avessimo la garanzia di essere più veloci. E mi sembra di sì, perché la grandine ci ha colpito dopo. È vero che ora entra in Incineroar. Turni distorto 2. Ci arriva il fake out adesso. Devo tentare il flinch di Fran, dai. Fake out su gara. Devo far flinchare sto combo. Commode flinciare. Capito RNG? Chiaro. Chiaro! Finita. Abbiamo perso anche questa. E la cosa che mi va più al. È aver perso contro uno che fa gli switch al primo turno. Però, ripeto, c'ho il dubbio di aver attaccato prima con Tyter. Perché io ho fatto quella frana, cioè il crunch mi sembra sia partito prima del low kick. Che fossimo in spittai.
Sarebbe veramente curioso. Comunque ho fatto bene a non portare Among Us perché, come potevate vedere, aveva sia Incineroar che Abomasnow. Non ho sbagliato la scelta dei quattro. Proviamo a frizzare Incineroar. Dobbiamo cercarle tutte, no? Le win condition. È più lento, però decresce, quindi niente, parliamo del nulla. Chiaramente. Sto coso. Io me la voglio già fino in fondo, ma a meno che non arrivi il freeze adesso è finita. Perché poi con la non squame ora fa, anche single target. Guarda là. Lui knock-off mi toglie la baccona, quindi dovrebbe arrivare il freeze adesso su Incineroar. Con la heal che fa il resto e poi noi ci saremmo giocati l'uno contro uno con Incineroar, con la baccona. Abbiamo fatto due Psychic, sperato in un drop più grande. Invece così la perdiamo e la perdiamo anche questa. Onestamente, non è che... Non lo so, le partite che stiamo perdendo con questo team stanno scivolando un po' via così. Ma non ho la sensazione né di aver commesso qualche errore grave né di aver portato i Pokémon sbagliati, ecco. Non vorrei suonare ripetitivo, non è assolutamente, non deve suonare, ecco, come una lamentela o okay, che, ma è tutto un giudizio, no? Win streak è tutto un giudizio sul team. Sembra un team che comunque poi se la può giocare, ecco, con tutto. Anche Steelix qua non è stato portato perché è bellino, no? Contro Abomasnow andava portato, è servito, abbiamo shottato Abomasnow, non ha giocato. Io ero convinto, una volta droppata la difesa in quell'Incineroar, di colpirlo prima con Frana. Se avessimo colpito prima con Frana, noi toglievamo Incineroar. Cresselia prendeva anche una Frana, quindi magari cascata più Frana nemmeno metteva distorto zone. La partita lì era proprio finita. Non lo so, ci sta che sia la stanchezza che sto girando. È molto tardi, sono le 1. No, mezzanotte e 20, ecco, quindi però per me è molto tardi. Sono molto stanco, però non lo so. Quando rivedrò il video in fase di montaggio lo capirò. Andiamo avanti. Giappone 1592. Allora, Snorlax Oranguru, Mimikyu, Pelipper, Sableye, Marowak. Cosa vuole fare questo? Cosa diavolo vuole fare? Non ha tapu. Oio, cosa vuoi fare questo? A quest'ora cosa mi vuoi fare? Non ho la testa a quest'ora per capire cosa vuol fare. Io voglio partire Among Us Tighter. Poi mi sembra un Trick Room team. Se mette Trick Room io con Steelix ci sguazzo. Si fa per dire. Micigarba anche Gyarados. Ah, se vedete un match perso prima, no? Che segna vittorie e sconfitte, non è che tagliamo un match, è che banalmente la capture ha deciso di frizzarsi. È una cosa che succede sempre più spesso, solo che fortunatamente io non tocco fili, a volte succede quando non sto giocando.
Infatti, non so se avete notato, quando ho rotto il pennino io la capsule non la tocco con le dita, la tocco col pennozzo. Allora, in fondo se mi metti distorto zone io sono contento. Quindi fatemi massacrare casomai sta play. Oranguru posso sporare dopo. Mega sta play, ragazzi. Possiamo dirle di averle viste tutte. Bruciapelo. Questa non me l'aspettavo. Bravo. Io rido non per i ri dell'avversario, sia chiaro. Mai. Rido perché il team suo è strano. Guarda, è più lento e sa bene. Ok. Probabilmente a taunt. Vediamo. Ovviamente lo facciamo con Anguru. Spacchiamogli in testa il buco nero. Bravo. Se non fosse che prima ho fatto polvorabbia. Pensavo che non lo facesse. T'ho fatto polvorabbia prima. L'hai visto? L'hai visto che c'avevo voglia di far polvorabbia? Perché? Perché mi dovete torturare così? A quest'ora? Bene. Bene, male. Male. Sapremo, lo posso mi esporre. Lui mette Trick Room per poi farmi fuoco fatuo. Fanno tutti. Bene. Andiamo doppio sull'angolo, però. Va bene. Cambia posto. Bravissimo. Che bellezza, cambia posto, ragazzi. Magi specchio, tanto sono tranquillo perché non effetto su Among Us. Drop in difesa. Io devo tirare giù questo sablay. Che però fa cambia posto come se piovesse. E lo sgranocchio se lo beccano ancora. Cioè, nel frattempo la Trick Room se ne sta andando, eh. Vorrei far presente questa cosa. Per me Among Us è troppo importante. Ora sta avendola meglio lui, eh. Ora abbiamo la riprova. Se è forte forte fa Will o Wisp. Ok. Immaginate.
Il Sabium finisce, ma anche la Distorto. Quindi lui non ha Intimidate. Io vado di Heavy Slam su Sableye, perché adesso con Mega Steelix sarò più veloce. Mi è venuto il dubbio se Sableye sia più lento, ma mi è venuto troppo tardi. Se con Oranguru rimette Distorto, arrivo a Omongus, che con Regeneretro tra l'altro si è ripreso PS. Mi ricordavo bene. Dai, dimmi che mi hai messo anche Distorto Zona adesso. Grazie. TR. È buono qui. È buono qui. Marowakone. Io ripò di pedobombola. Attenzione. Andiamo di Gyarados. E Tisporella su Marowak. Lui ha Distorto zona, Psychic. E Protect su Oranguru, magari anche agli Switch. Vediamo se si riesce a mettere fine a questo bagno di sangue. Che poi tra l'altro mi ha dato anche Persela di prima del freeze. Oranguru adesso probabilmente protegge. Io comunque la spora ce la devo fare lì sopra, se no potrebbe anche togliermi la Distorto zona. E qua adesso vediamo se Marowak si sveglia. No, bene. Quindi una cascata se la prende, non muore. Gli faremo un 75% però. Crit? No. Allora probabilmente non era evsato benissimo. Attenzione. Io faccio spora su Snorlax, non su Aranguru che è appena protetto perché se mi fa Pangiamburo poi comunque rischio. Invece così almeno lo manda a letto. Ha rivinto la Tai. Ma questo giro mi può quasi andare bene. Ora mi arriverà uno Psychic sicuro, sicuro. Omongus. Baccona. E quindi dopo lo possiamo rileggere questo Psychic. Allora, adesso seguite il mio ragionamento. Attaccheremo per ultimi, quindi tanto vale fare Dragon Danza, poi finisce la Distorto. Oranguru probabilmente protegge perché ha paura di un'altra spora per l'ultimo turno, ma anche se non protegge noi andiamo a fare Polifumo su Snorlax. E gli togliamo il più 6 in attacco. Ok. Dai, questa avversaria qua, senza mancare rispetto a nessuno, è però indubbiamente un avversario un po' più morbido dei due precedenti, che
Davvero, ci hanno regalato due caselle rosse, ma non mi sono sentito schiacciato, ecco. Però il campo ha decretato il rosso, quindi ora andiamo di cascata su Ranguru. E vi dirò, leviamolo. Omongus, il suo l'ha fatto, Polifumo l'ha fatto. Adesso ci serve qualcosa che meni. Cosa meglio di uno Steelix contro Snorlax a più 0 e Oranguru. Vediamo se cascata più uno ce lo tira giù questo Oranguru. Ok ragazzi, facciamo chiudere i giochi a Steelix. Abbiamo un cascatone su Snorlax e il terremotone che farà poi la doppia kill finale. Vediamo se il nostro avversario abbandona o meno. Io non penso, no, spero di no. Ma la partita è finita. Ok, abbiamo fatto cascata a più uno. Forse Snorlax avrebbe retto. Penso comunque di sì. E poi terremoto avrebbe pulito tutto. Oh, finalmente una casella verde. Finalmente una casella verde. Abbiamo rimesso in pari la situazione. Beh, 4 e 4. 4 e 4. Mettiamo l'ultima casella verde. Poi ci salutiamo e tiriamo un po' le conclusioni di questo video. E annunciamo un po' cosa ci aspetterà nel prossimo. Ragazzi, non si può dire che sia stato un video positivo per quanto riguarda le vittorie, i risultati, però è stato positivo secondo me per spiegare anche come giocare questo team. Non abbiamo mai portato Coco nelle ultime tre partite. Questa è una cosa che ci dovrebbe far riflettere, uno spunto di riflessione. Forse dovrei portarlo di più, perché quando ho portato Coco, specie quando ho fatto Coco Cress e il Ping End più cazzotti, roba tosta, facevamo molto male, ma le prime due partite non ci stava, onestamente. Nella terza non era il caso, c'era un Marowak, poi siamo Specs, quindi si rischiava a quel punto davvero di perdere. Terzo avversario, è vero, è stato un pochino più mobile, però comunque in best of one, quando si trova questa roba qua, avete visto, la partita era cominciata molto male, no? E ci stavo per perdere, quindi alla fine va bene così. Sarà l'ultimo video importante, le ultime due caselle saranno quelle che diranno se questo video, se questo team, perdonatemi a quest'ora, se questo team sarà un team assolutamente positivo oppure così e così, oppure assolutamente negativo. È ancora tutto aperto. Siamo 4-4, potrebbe essere un 6 su 10 con riservo, potrebbe essere un 5 su 10 o potrebbe essere un 4 vittorie su 10 qualora le perdessimo tutte e due. Per saperlo, beh, basterà guardare il prossimo episodio di questa serie di Win Streak. Detto questo, io vi invito a mettere mi piace al video comunque, se vi è piaciuto, commentate un po' ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. In più fate iscrivere anche magari qualche amico al quale volete far vedere che la vostra passione per i Pokémon non è la passione per un gioco da bimbi piccini. Anzi, che è un gioco che non tutti possono giocare. Ciao a tutti.